Diciamo che è stata giocata abbastanza bene da tutte e due, diciamo che potevamo chiuderla molto prima, ma i nostri problemi che ci portiamo dall'inizio del campionato si sono visti anche questa volta. Siamo una squadra che gioca benino, ma purtroppo non riusciamo a concretizzare tutto ciò che proviamo a creare. Noi l'avevamo preparata la partita, noi sappiamo che sono una squadra di elementi validissimi, hanno dei giocatori che hanno un'esperienza che può fare invidia a tutti, però sapevamo pure che probabilmente avrebbero sofferto il nostro modo di stare in campo. Non per niente penso siamo l'unica squadra che è riuscita a batterla sia all'andata che al ritorno. E poi la partita per voi era fondamentale, lo Sporting contro il Cabanozzo, mettiamoci anche questo. Sì, però io stavo dicendo ai miei ragazzi prima di iniziare la partita che non ci avrebbero regalato niente, perché il Gaeta sappiamo, sono così, se la giocano sempre, giustamente, e per cui non ci avrebbero regalato niente e si è visto. Per come è andata la partita, sì, la sconfitta fa un po'... diciamo non è una cosa positiva, però comunque ricordiamoci che abbiamo fatto una stagione, un girone di ritorno importante con 10 partite, 2 sconfitte e un pareggio, quindi io guarderei positivo e certo la sconfitta non è mai un qualcosa che... però loro sicuramente erano più motivati, si devono salvare, noi invece abbiamo detto la nostra e ormai le motivazioni sono venute meno. Quindi. Oggi abbiamo fatto una grande partita e le occasioni create sono state perlomeno 3 volte di più agli avversari. Cioè, per le occasioni create dovevamo almeno buttare dentro 3 quarti delle occasioni avute. Purtroppo le partite sono così, chi è più cinico davanti fa gol. Quasi sempre, ogni sabato ci è capitato questo, tante occasioni sprecate, la prima ripartenza a gol e le partite finivano con un gol di vantaggio per gli avversari. Oggi purtroppo, per fortuna, anzi poi alla fine è andata diversamente, abbiamo portato a casa i 3 punti, ma noi eravamo qui per fare i 3 punti perché il nostro obiettivo è quello ormai dichiarato di fare i play-out, ma cercare di fare i play-out in casa, davanti alla nostra tifoseria, al nostro campo e portare a casa la salvezza.